Ciao a tutti Giulini, io sono Mario Giudice, bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi in questo video andrò a parlare di una notizia per parte, quindi sia una riguardante il Trapani Calcio sia una riguardante la Trapani Shark, notizie e ufficialità di mercato riguardanti appunto sia la Trapani Shark che il Trapani Calcio. Prima di partire con il video però io come sempre ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina che è molto molto importante. Vi ringrazio per il grande supporto che mi state dando, siamo arrivati addirittura 840 iscritti, prossimo obiettivo i 900, proviamoci entro la fine dell'estate, manca un mese e vi dico che questo video uscirà oggi, ovvero venerdì. Poi subito dopo questo video uscirà anche il pre-partita della gara di domani Trapani-Cavese, che purtroppo non verrà trasmessa, ma io come sempre a fine partita vi farò il post-partita e cercherò anche di farvi una live reaction della partita. Dunque, detto questo, prima di partire con il video però, intro! Ok ragazzi, andiamo subito, possiamo partire con il video. Vi vado a parlare prima della notizia riguardante la Trapani Shark, una firma da Eurolega. Arriva a Trapani Tibor Place alla Trapani Shark. La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Tibor Place, centro tedesco di 218 cm e 122 kg, proveniente da Anadolu Efes in Turchia. Le sue prime parole sono state: sono emozionato di annunciare che mi unirò alla Trapani Shark. Voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e tutti i tifosi che mi hanno detto essere molto calorosi. Insieme possiamo raggiungere un grande successo, diamoci dentro. Il presidente ci ha tenuto anche a dire la sua. Andiamo invece a parlare della scheda di Tibor Place, sentiamo un po' più dentro il dettaglio. È nato il 2 novembre del 1989 a Bergisch-Gladbach in Germania, è un centro moderno noto per la sua imponente statura, perché alto appunto abbiamo detto 218 cm, e per il suo per la sua abilità nel tiro da tre, nel tiro da fuori. Infatti ci sono anche molti video sia su internet ma comunque dei suoi highlights delle partite. Ragazzi, ha una mano da tre, ha un tiro da tre veramente che la palla entra quasi sempre, e quindi una grande abilità per lui nonostante sia un centro comunque moderno. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili in Germania appunto, fino alla stagione 2006-2007 dove ha debuttato. Fin dall'inizio Place ha mostrato un enorme potenziale, diciamo dichiarato da molti come uno dei migliori talenti del basket tedesco. Diciamo lui poi ha continuato sempre la sua carriera in Germania fino a quando nel 2014-2015 si è trasferito al Barcellona Basket, registrando una media di 5,7 punti a partita e 3,8 rimbalzi a partita in Eurolega. E nel 2015 ha intrapreso l'avventura in NBA firmando con gli Utah Jazz durante la stagione 2015-2016, dove ha disputato 10 partite con una media di 2,4 punti, 1,5 rimbalzi a partita, insomma comunque un'ottima media. E nella stagione 16-17 è tornato in Spagna al Valencia, dove anche lì ha fatto un'ottima stagione. E infine nella stagione 2023-2024 Tibor Place ha giocato 23 partite sempre con l'Anadolu Efes in Eurolega, registrando una media di 7,8 punti a partita, 3,6 rimbalzi a partita, con un'ottima percentuale di tiro dal campo del 52,3%, un'eccezionale precisione da 3 punti del 43,5% e una grande percentuale di tiri liberi dell'88,9%. Place è stato anche un pilastro della nazionale tedesca, infatti lui ha giocato nell'under 18 della nazionale tedesca di basket, anche nell'under 20 e infine proprio nella prima nazionale di basket tedesca. Nella sua bacheca personale annovera 2 Euroleghe, 3 campionati tedeschi, 3 campionati turchi, 4 coppe di Germania, una coppa di Turchia, poi 2 supercoppe tedesche, una supercoppa spagnola e 3 coppe del presidente. Un giocatore ragazzi che
un giocatore appunto da Eurolega che speriamo porti il Trapani in Eurolega, Tibor Plesch fa un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Grande acquisto dopo anche quello di Langston Galloway. Diciamo ragazzi che questo Trapani Shark fa sognare, vedremo nei prossimi giorni con i video che vi farò uscire, perché il Trapani adesso inizierà il ritiro con le varie amichevoli, tra cui la grande prestigio con l'Olimpia, così il torneo a tre squadre l'8, il 7 e l'8 settembre qui a Trapani. Ci saranno molti video in questi giorni, in queste settimane riguardanti a Trapani Shark. Ma adesso passiamo alla notizia riguardante il Trapani Calcio. E ragazzi, allora andiamo a parlare di questa notizia riguardante il Trapani Calcio. Il Trapani, come il colpo da 90 e come colpo da 90 a centrocampo, punta Carriero, centrocampista Giuseppe Carriero, centrocampista attualmente in forza al Cittadella in Serie B, dove ha giocato l'ultima stagione. Si tratta di una mezzala navigata per la Serie C e la Serie B, che può adattarsi anche al ruolo di mediano e di trequartista, nonostante le sue caratteristiche lo portino a giocare quasi sempre come mezzala destra. L'eventuale arrivo di Carriero completerebbe il mercato della zona di centrocampo e quindi quasi tutta la squadra dopo di lui, se verrà, ma sembra diciamo molto vicino al suo arrivo. Mancherebbe solo un terzino, che sarebbe Ricciardi dall'Avellino, per completare completamente la rosa. E si era parlato di Tremolada al Trapani. Io ragazzi adesso non so se verrà Tremolada o se verrà Carriero, però sicuramente sembra più vicino Carriero, anche perché Tremolada aveva avuto anche altre squadre, diciamo, ambiziose che lo volevano, tra cui il Catania. C'è forse anche da dire che lui probabilmente vorrà restare in B al Modena e quindi non scenderà in C, e quindi il Trapani sta optando per l'alternativa Carriero, che è comunque un ottimo calciatore. Adesso vi vado a parlare di lui. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 600.000 euro. È del 97, a 26 anni, è nato in Italia, Desio, è un appunto centrocampista centrale, alto 1,75 m. Nella sua carriera ha giocato al Cittadella, l'Avellino, Parma, Monopoli, Catania, Casertana, Bellinzago e poi le giovanili del Renate. Nella sua carriera ha giocato 146 partite. La competizione che ha giocato di più è stata la Serie C, proprio il girone C dove quest'anno giocherà il Trapani, quindi molto importante che lo conosca. Ha giocato 146 partite, trovando 13 gol e 10 assist. Ne ha giocate poi 64 in Serie B, 50 in Serie D e poi vabbè, ha giocato Coppa Serie C, Coppa Italia e playoff di Serie C. Un giocatore che quindi il campionato di Serie C, Girone C, lo conosce molto bene, Giuseppe Carriero, che sembrerebbe interessare parecchio al Trapani, che appunto sembrerebbe essere molto molto vicino al suo acquisto, che andrebbe così a completare quasi il centrambolo andrebbe quasi a completare tutta la rosa. Mancherebbe solo l'arrivo di Ricciardi poi dall'Avellino. Ok ragazzi, io direi che possiamo concludere qui con il video. Non so se avete notato, ma in questo video c'è stata un'annuente, ovvero il gagliardetto lì del Trapani, che da questo video in poi vedrete in tutti i miei video, perché effettivamente mi mancava qualcosa qui in camera dall'inquadratura del Trapani. Ho aggiunto questo gagliardetto qui che ci sta, e quindi spero l'abbiate notato e spero vi piaccia. E niente ragazzi, io spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, state connessi, perché questo video lo pubblicherò adesso di venerdì. Dopo questo video vi caricherò tra qualche ora anche il pre partita, scusate, di Cavese Trapani. Quindi restate connessi qui sul canale, un bel mi piace e iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre forza Trapani Calcio, forza Trapani Shark, ciao.